Bentrovati, bentrovati come ogni venerdì ormai a Caffè Corretto Scienza, questo progetto dell'Università di Trieste finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che di settimana in settimana ci porta ad analizzare aspetti scientifici della socialità, di attualità, sempre attuali e sempre diversi e sono tanti i feedback dai nostri telespettatori che ci raccontano di come di puntata in puntata abbiano imparato qualcosa. Vi ricordo che la trasmissione viene realizzata in partenariato con l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, i comuni di Pordenone e Sacile, la Fondazione Clément Filtrò Onlus, l'Immaginario Scientifico e l'Associazione Rogers. Oggi parliamo di un tema attualissimo, lo smart working, prospettive e limiti del lavoro da remoto. Siamo già in collegamento con la dottoressa Stefania Garofalo, consulente EURES della Regione Friuli Venezia Giulia. Ben trovata e buonasera. Buonasera a voi. Tra pochissimo ci raggiungerà anche la seconda ospite, ma iniziamo appunto con il lavoro da remoto, con lo smart working ai tempi in particolare purtroppo della pandemia da Covid-19 che però un effetto, non so se positivo o negativo, ma sicuramente ce l'ha avuto, ha accelerato su questo tipo di modalità lavorativo. Questo è evidente, dottoressa, no? Assolutamente sì, ha avuto un impatto molto grande se si pensa che quasi la metà dei dipendenti dell'Unione Europea sono passati subito a lavorare a distanza. Quindi la percentuale varia da paese a paese, è molto alta per esempio in paesi come il Belgio, si parla del 50%, seguiti da Irlanda, Italia, Spagna, Francia con livelli del 40%, quindi ha cambiato completamente e stravolto tutte le logiche del lavoro. Pensiamo che appunto nella fase più intensa il 26% dei dipendenti è passato in smart working e si parla di un aumento della produttività del 15%, quindi dei dati assolutamente positivi già durante la prima fase del lockdown. Come è stato vissuto il telelavoro? Noi abbiamo dei dati che dicono che nella media è stato vissuto come un'esperienza generalmente positiva, anche se poi pochissimi vorrebbero continuare con il lavoro soltanto a distanza, no? Certo, certo, certo. Però c'è già un dato, più 15% di produttività. Come è stato affrontato questo periodo, diciamo, sia dalla parte, come si dice in ambito sindacale, datoriale che dai dipendenti? Che altri effetti ha avuto? Beh, diciamo che moltissime aziende si sono già riprese, alcune ancora devono fare questo passaggio, diciamo, di ripresa delle assunzioni, ma molte ci hanno addirittura chiesto dei reclutamenti anche su larga scala e quindi hanno ricostruito i piani di produzione, hanno riorientato la loro produzione, tanto che noi già in epoca appunto della prima epoca Covid, diciamo a giugno del 2020, abbiamo organizzato un talk meeting che parlava proprio di dal lockdown al restart, di ricostruzione, riconversione. Delle modalità produttive. Molte l'hanno affrontato, diciamo, con appunto riconversioni produttive, con riadattamenti alla situazione, puntando appunto sulla flessibilità dei dipendenti, con anche soluzioni molto innovative e immaginative per affrontare la situazione. Quindi seguire gli ultimi sviluppi del mercato del lavoro e restare in contatto con i nostri datori di lavoro per noi è fondamentale per seguire molto di più e dare delle chance ai nostri lavoratori. Pensiamo che siamo in un territorio costruito diciamo, costellato di PMI, perché il 93% di aziende del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia, hanno meno di 10 dipendenti. Certo, Quindi, certo. E intanto ci ha raggiunto in studio Antonella Nonino della Nonino Distillatori, che non ha bisogno di presentazioni perché rappresenta una delle aziende che sono l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Ben trovati in studio innanzitutto. grazie, grazie, buonasera. Allora, in un'azienda come la vostra, l'impatto dello smart working, del lavoro da remoto, che chiaramente può essere fatto solo per una parte della vostra azienda, no? Perché la linea di produzione da casa è dura, ma Esatto, sì. gli uffici? Dunque, noi abbiamo fatto riferimento quindi allo smart working, che più che lavoro agile si è trattato di lavoro da remoto in realtà. Non so se
ne avete appunto già parlato nel dettaglio. Della differenza. Della differenza, sì. E come lei ha ben detto, tutta la parte di imbottigliamento, noi siamo un'azienda a Teco 11, quindi abbiamo potuto anche durante il primo lockdown, che è stato ovviamente quello di grande impatto sotto ogni punto di vista, ho potuto continuare a lavorare. Però soprattutto abbiamo fatto riferimento al lavoro da remoto per tutelare la salute dei nostri collaboratori negli uffici dove era, cioè nelle sezioni dove era possibile attuarlo. E devo dire che in particolare nostra sorella Elisabetta, che si sta occupando di tutta la modernizzazione dal punto di vista appunto tecnologico, e aveva già, diciamo, era già su questa direzione, per cui la situazione, sebbene arrivata così all'improvviso, ci ha trovato relativamente preparati. Una cosa che continua ad essere un problema reale è la connessione, perché certo. Ovviamente stiamo continuando anche a utilizzare gli incontri, le video call, questo è stato importantissimo anche per mantenere il contatto con tutti noi. Esportiamo in 80 paesi, quindi abbiamo potuto mantenere contatto non solo in Italia ma anche all'estero con tutti i nostri clienti, i nostri estimatori. E, anzi, mia nipote Francesca, che si occupa di tutta la parte web, ha organizzato anche delle degustazioni e comunque virtuali, virtuali, diciamo, cioè sì. Più che virtuali a distanza, perché la bottiglia non può non esserci, esattamente, no? Sì, per fortuna la bottiglia appunto poi si può spedire e certo. I profumi in qualche modo arrivano, però per tornare al, diciamo, all'argomento più importante di cui stavamo parlando, quindi del lavoro da remoto, sicuramente una modalità di cui noi abbiamo tenuto conto e che è stata molto utile, sicuramente molto utile, perché non abbiamo mai fermato anche le spedizioni, immagini tutto il lavoro, 50% del fatturato realizzato all'estero, le immagini, certo. Anche tutte le carte, tutte le cose che devono essere svolte, per non parlare appunto all'interno dell'azienda, con i fornitori. Certamente è una modalità che anche in futuro, soprattutto laddove il lavoratore ritiene, diciamo, opportuno, perché una cosa, come ha ben detto la dottoressa appunto Stefania poco tempo fa, può essere utile con i lavoratori che lo desiderano in qualche modo ottimizzare parte della presenza in azienda e parte a casa per necessità. A me ovviamente, per una questione, io sono una donna e sono una mamma, ci sono delle situazioni in cui potrebbe anche essere una dove soluzione, può essere utile, diciamo così. Anche se ovviamente, dove sì, certo, tanto è vero che anche la legge in Italia, certo, era nata proprio voi per agevolare queste. Anche voi un aumento della produttività per chi lavorava da casa oppure no? No, ma no, allora non l'abbiamo valutato, abbiamo visto che insomma noi stiamo tenendo botte, questo vuol dire che ha funzionato, okay. Che ha funzionato e ci ha aperto certamente nuove anche possibilità di lavoro, perché sa, in un'azienda noi siamo in 37 e di questi 37 21 sono donne. E poi lasciando da parte i lavoratori stagionali, circa 18 in periodo di vendemmia, che per noi coincide col periodo, siamo in contemporanea alle vendemmie con la distillazione, certo, della, certo, grappa. E per quanto il lavoro in particolare con le donne, mi viene da pensare che potrebbe essere una soluzione laddove viene richiesto. Poi se parliamo di futuro, se parliamo di quello che è stato il passato, noi l'abbiamo attuato, come dicevo, per, certo, tutelare, certo, la salute dei collaboratori che si davano turno in ufficio, perché comunque quello che manca è con il lavoro da remoto, io ancora che il lavoro agile, e poi la condivisione, no? Perché la condivisione del lavoro, degli obiettivi, anche la soluzione delle problematiche vissute insieme, certamente, certo, anche da remoto tante cose si possono fare, diciamo, però che per usare la termine, socializzazione è fondamentale. Un termine sportivo, si fa gruppo in un modo diverso quando, sì, ci si guarda in, sì, faccia dal vivo. Sì. Volevo però, siccome Antonella Nonnino ha citato i partner internazionali, i rapporti con l'estero, volevo chiedere alla dottoressa Garofalo come stiamo messi, diciamo così, smart working in Italia versus smart working negli altri paesi europei. Siamo avanti, siamo indietro, a che punto siamo? Beh,
Beh, diciamo che ci siamo adattati con maggiore forse difficoltà perché le nostre aziende erano un po' più impreparate a questa modalità di lavoro che invece, per dire, i colleghi del Belgio attuano già da una vita. Però la nostra flessibilità, la nostra creatività, quindi l'artigianalità che ci contraddistingue, sicuramente ci ha aiutato ad adattarci in maniere anche fantasiose, ma sicuramente vincenti a questo periodo. Quindi è vero che partivamo, diciamo, svantaggiati con percentuali molto inferiori, come dicevo prima. Però abbiamo sicuramente cavalcato bene questo momento di crisi e ne abbiamo fatto anche in certi casi un'opportunità, certo. Anche riconvertendo la produzione, anche quindi trovando delle soluzioni dove altri magari si sono fermati. Certo, a proposito di partner, dottoressa Nonino, qual è la percezione rispetto alla chiusura a questo periodo dei partner con cui lavorate? Perché Grappa Nonino ha poi chiaramente non solo gli estimatori che la utilizzano in casa, ma c'è tutta una rete di ristoratori, di enoteche e così via che ha subito la crisi. Questo è un tasto veramente molto, molto, molto duro, perché tutto il settore ospitalità e accoglienza, e quindi tutta la ristorazione, i bar, stanno attraversando un momento molto molto difficile. E ovviamente la comparazione viene, per esempio, io mi occupo anche del mercato tedesco, dove il governo ha dato dei supporti pari anche al 75% dell'incasso del mese, o penso ai mesi, non so, ottobre, novembre. Quindi lei capisce che invece in Italia, dove un ristoratore, un proprietario di bar, di pasticceria, certo, che si trova a dover, peraltro adesso arrivano tutte le scadenze, i pagamenti, guarda, è una situazione veramente drammatica. Anche qui ovviamente con tutti i contatti anche che abbiamo, ci rendiamo conto che la creatività italiana, che però non può sopperire poi fino, cioè può tenere duro fino a un certo punto, perché quello che è, certo, importante è anche tenere su anche il morale di queste persone, dare coraggio e dare soprattutto fiducia nel futuro. Ci sono per fortuna anche tanti giovani che, io mi immagino che in Italia molte sono aziende familiari, anche in queste sono piccole, diceva prima la dottoressa, micro aziende, no? E quindi dove c'è grande supporto all'interno della famiglia, dove c'è stata possibilità anche di mettere da parte qualcosa, perché credo che la situazione sia veramente difficile. Noi conosciamo anche situazioni dove si sono inventati, che sono sotto gli occhi di tutto, no? Di tutti, e peraltro sono modalità che potrebbero anche funzionare in futuro. Certo che la gente ha voglia di condividere, ha voglia di socialità, fatta nel giusto rispetto di tutte quelle che sono le regole, ovviamente, no? Necessarie per contenere la diffusione del virus, però la voglia di vivere, poi adesso con questa stagione che sta arrivando, noi ci auguriamo, certo, noi parlo come cittadina, ecco, come certo. Che le cose in qualche modo ripartano. Chiedo come potrà avvantaggiare, anzi andiamo proprio a rileggere l'SMS che è passato poco fa, se le aziende estere che lavorano in Italia, e ribalterei anche le aziende italiane che lavorano all'estero, quanto possono diciamo avvantaggiarsi con l'utilizzo dello smart working, se può essere un vantaggio per queste imprese, dottoressa Garofalo? Beh, noi abbiamo la bellezza di 66.644 posizioni aperte adesso sul nostro portale Eures, che proprio fanno riferimento a posizioni da remoto, per cui c'è speranza. Direi che noi dobbiamo essere realisti, certamente, ma anche ottimisti sulla situazione, e le aziende si sono mosse molto spesso verso questo tipo di lavoro, quindi richiedono delle persone anche che gestiscano delle pratiche da remoto. Certo, è diverso da tra un ufficio e lavorare a un plurimandrino, quindi sono due cose molto diverse, ne siamo consapevoli, però ci sono ampi spazi, devo dire. La nostra rete è ricca di qualsiasi posizione di lavoro, abbiamo anche fatto dei grossi reclutamenti ultimamente, quindi sia mandando le persone all'estero anche con i nostri tirocini finanziati, ma anche proprio con grossi reclutamenti con la Danimarca. Noi adesso siamo in contatto con, per dire, la ditta olandese Xelvin, ho trovato un candidato per Malta proprio ieri, per cui siamo positivi, insomma nulla si è fermato. Ecco. Bene, allora noi ci fermiamo un attimo con il dibattito per sentire la pillola del giorno di Caffè Corretto Scienza, che di settimana in settimana va ad approfondire uno degli aspetti relativi alla ricerca scientifica
scientifica dell'Università di Trieste, quindi ogni settimana facciamo un po' il punto su differenti progetti che sono diciamo così, a livello di lavori in corso, di scoperte o di interessanti novità dell'Università. Ecco la pillola del giorno di Caffè Corretto Scienza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste per lo svolgimento di un progetto di ricerca sui minori stranieri non accompagnati, focalizzato in particolar modo sui minori provenienti dal Kosovo. Il progetto si svolge in collaborazione con docenti e ricercatori dell'Università di Udine e ha l'obiettivo, da una parte, di comprendere le cause di tali progetti migratori e, dall'altra parte, di approfondire la conoscenza della realtà giuridica dei paesi di origine, in particolare del Kosovo, anche al fine di individuare delle misure di raccordo che consentano di gestire il fenomeno attraverso un approccio cooperativo. Una delle strade per evitare di porre i minori in una condizione di estrema vulnerabilità potrebbe essere la previsione di canali di ingresso regolari attraverso accordi bilaterali. Bene, allora riprendiamo con il nostro dibattito relativo al tema smart working, al lavoro domestico in qualche modo utilizzando gli strumenti web, gli strumenti più all'avanguardia che ci permettono di guardarci in faccia anche tramite il computer. Dottoressa Nonino, cosa vi ha insegnato questa esperienza e come ora vi proiettate verso il futuro, sperando naturalmente che insomma, questa sia l'estate della ripartenza senza più intoppi, tra l'altro notizia di oggi, no? Che dal 26 aprile tornano le zone gialle in Italia, quindi si potrà andare anche a pranzo e a cena e quindi bello, degustare bello. Anche i vostri prodotti per il momento all'aperto, così dice Draghi. Prego. Bello. È certamente una modalità che manterremo perché si è dimostrata in molte situazioni, in parte necessaria, ma anche utile perché dobbiamo pensare anche alle questioni sostenibilità ambientale, perché ci si sposta anche di meno, per esempio. E certamente bisogna stare tanto attenti perché c'è il problema anche della cyber, adesso mi scusi, mi scappa il termine, ma insomma della sicurezza, no? Certo. Perché ovviamente lavorando da remoto si dà la possibilità al collaboratore di anche io mi sono trovata a casa col Covid e ho lavorato con l'azienda da remoto. Certo. E ovviamente certi dati possono essere insomma, bisogna stare molto attenti perché non vengano come si dice. Non possano entrare all'interno del server dell'azienda e recuperare dati che sono dati sensibili. Certo, molto sono anche segreti industriali, sono comunque patrimonio aziendale che va preservato, quindi anche dal punto di vista informatico ci sarà un'evoluzione anche interna degli strumenti, dei software aziendali. Quello che si chiede, credo, come imprenditori, come piccole e medie aziende, ma anche come normali cittadini, è di avere una più efficiente connessione. Perché miei nipoti, piuttosto che mie figlie, anche loro hanno ovviamente fatto didattica a distanza o all'università o alle scuole superiori e spesso il problema è che cadeva la linea. Certo. E allora non solo si perde la lezione, ma in situazioni per esempio di esami si trovavano magari ad aver annullato l'esame. Insomma, lo stress anche per i ragazzi, quindi c'è tutta la parte che è molto costruttiva, ma anche la parte che può essere problematica. Quindi questa benedetta Italia speriamo che vada verso un'evoluzione reale. Non arriva dappertutto e quello è chiaramente l'obiettivo. Tra noi l'abbiamo privata, che è assurdo, voglio dire, la nostra azienda se lo può anche permettere, ma se parliamo tanto di start-up e sostenere i giovani, se un giovane ha voglia di mettere su un'azienda e di mettersi veramente in discussione sul mercato e dopo non trova neanche queste diciamo sostegni che sono normali in un paese europeo, è assurdo. Sì, connessione cosa veloce parlando? Per tutti, mi sembra i manifesti di qualche tempo fa di un personaggio politico che poi veniva preso in giro con una serie di gag. Comunque torno dalla dottoressa Garofalo perché ovviamente mi sembra logico che la situazione del Covid, la necessità di aggiornarsi dal punto di vista tecnologico per chi non era già diciamo avvezzo, pone anche un tema sul futuro del mercato del lavoro, cioè bisogna essere dotati di nuove competenze, di nuovi strumenti.
Assolutamente sì, come già diceva appunto la signora Norino, siamo nei temi delle tecnologie dell'informazione, per cui aule, riunioni, intrattenimento si svolgono tutti online adesso, per cui c'è molto bisogno di persone che ne sanno, persone che sanno gestire queste cose, no? Per cui esperti della sicurezza, IT, consulenti tecnologici. Noi siamo in estremo bisogno di queste figure, le stiamo cercando per conto delle aziende, stiamo facendo grossi reclutamenti, anche proprio i nostri eventi si svolgono online, e quindi tra cui anche uno di grande successo che abbiamo fatto appunto con l'Italia. Si chiamano European Online Job Days, appunto, hanno insistito moltissimo sulla parte dell'IT, la parte tecnologica di data intelligence, analisi di dati, eccetera. Poi la comunicazione digitale, naturalmente, quindi gli strumenti digitali che adesso si usano tantissimo hanno lasciato un grande vuoto di competenze, come dicevamo, su come gestire e utilizzare queste metodologie, quindi c'è bisogno di consulenti della comunicazione, organizzatori di eventi online, social media manager, media planners, quindi figure che vanno moltissimo. Poi naturalmente anche la scienza e innovazione, quindi per evitare dei falsi clamorosi c'è bisogno di chi risponde alle domande scientifiche, quindi scienziati biomedici, ingegneri chimici, analisti di dati, sono figure che saranno e sono sempre più essenziali, per non parlare poi di tutta la parte dell'assistenza sanitaria che sarà sempre più importante, quindi medici, farmacisti, ricercatori anche proprio di infezioni, no? Gestori di anche ospedali virtuali. Sono figure diciamo un po' futuristiche che però stanno per arrivare da noi in maniera naturale, quindi che saranno sempre più richieste, con tutte anche una serie di capacità, no? Quelli che si chiamano skills, che sono appunto competenze digitali e di coding, ma anche una fortissima adattabilità, come diceva prima, no? La signora Nonino, è proprio anche non solo adattabilità a posizioni nuove di lavoro, ma anche proprio continuo aggiornamento, quindi rubare con gli occhi, essere disponibili sempre a riformarsi. Noi abbiamo anche non solo dei sostegni alle aziende per affrontare questa fase di Covid, di smart working, no? Con proprio dei bandi specifici di sostegno, ma anche continui corsi di formazione finanziati dalla nostra regione anche per adattarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro, quindi creatività, Certo. innovazione, leadership, alfabetizzazione digitale, pensiero critico, sono tutte delle competenze essenziali in questo mondo, soprattutto dopo la pandemia. Mi viene a pensare, uscendo solo per un attimo dall'argomento con Antonella Nonino, che ovviamente stando di fronte al computer così tanto, non potendo uscire a fare acquisti, no, si è non aperto, ma è dilagato il mercato dell'online, no? Che per un'azienda come una vostra rappresenta una delle due vie, siete un po' la parte terza, perché da una parte c'è l'online, dall'altra parte però c'è il commercio al dettaglio, i negozi che significano, diciamo così come i negozi significano socialità, no? L'online è un po' il parallelo dello smart working. Che equilibrio bisogna trovare in prospettiva futura, vista da chi insomma, produce un prodotto che ovviamente viene venduto, credo, in tutto il mondo? Ma penso come in ogni ambito, no? Un equilibrio, essere presenti su tutti questi. Noi abbiamo avuto la fortuna, insomma, la lungimiranza, siamo presenti in tutti questi canali, alcuni come l'online l'abbiamo ovviamente potenziato, però per cui no, non vediamo l'ora di riprendere ovviamente le attività che permettono gli incontri poi reali perché sono necessari. Bisogna essere presenti un po' su tutti i fronti. E noi lo facciamo, peraltro, siamo la classica azienda familiare, media azienda familiare, dove ci occupiamo in prima persona di ogni settore. E nostra madre in particolare ci ha insegnato che bisogna essere, ecco, noi siamo forse più pronti all'emergenza che all'organizzazione. Noi stiamo cercando di organizzarci meglio internamente all'azienda, perché noi eravamo più pronti alle emergenze che alle situazioni, diciamo, con una certa organizzazione, invece bisogna imparare a pianificare, ma anche essere sempre pronti a cogliere le occasioni e a trovarsi a risolvere situazioni di emergenza. In questo credo che noi italiani siamo molto bravi, tanto è vero che stiamo dimostrando che stiamo riuscendo, insomma, adesso poi vedremo, bisogna sempre avere una visione più lunga, ma mi sembra che per il momento le aziende italiane, piccole, medie, micro, che sono il tessuto fondativo proprio di tutta quella che è l'economia reale italiana,
hanno dimostrato di essere abbastanza, insomma, attive e capaci ad adattarsi al cambiamento. Mi viene in mente infatti una bellissima conferenza a cui avevo partecipato proprio a Trieste, che era, veniva organizzata con il Nobel dell'economia, era organizzata al tempo della giunta Illy, e devo dire interessantissimo, perché c'era questo progetto che sinceramente a pensarci è anche abbastanza banale, no? Uno dice dove devi andare, cosa devi fare nel Blue Ocean, cioè devi andare laddove ancora non sei presente, quindi certo. Questo vale per ogni ambito, stiamo parlando ovviamente adesso di ambito commerciale, quindi curiosità, adattabilità e sempre però anche valori etici, che questi sono alla base, insomma dovrebbero essere alla base di ogni azienda, di ogni attività. E le nuove generazioni stanno dando segno di essere più attenti, perché questa emergenza sanitaria ci ha fatto riflettere molto, ci siamo trovati in situazioni veramente, alcune persone in situazioni veramente molto difficili e spesso con noi stessi o chiusi in casa. In Friuli Venezia Giulia siamo fortunati, una bella regione, ci sono spazi abbastanza ampi, quindi però spero che questo momento così difficile ci faccia riflettere e che non sia solo, che sia veramente una rinascita per ognuno di noi. Dottoressa Garofalo, mi veniva in mente che sarebbe bello, auspicabile, che proprio il settore, per esempio, delle vendite online, dei grandi prodotti del Friuli Venezia Giulia, poi attirasse quei clienti, li trasformasse in turisti sul nostro territorio per andare, diciamo così, a portare linfa vitale al mercato del lavoro più fisico, quello del turismo. Certamente, noi siamo anche, come consulenti Eures, siamo dei paladini del nostro paese e quindi mettiamo sempre in luce anche nella nostra grande rete di 1000 consulenti in tutta Europa quante bellezze abbiamo qua, e quindi siamo sempre felici di parlare non solo dell'efficienza del nostro sistema, anche produttivo soprattutto, ma anche proprio delle bellezze che noi abbiamo, del fatto che in pochi minuti si è dal mare alla montagna, quindi sicuramente saremo proprio portavoci di questa bellissima regione e lo siamo sempre stati. Dal lato dei cittadini, diciamo, che cercano lavoro, cerchiamo anche proprio di renderli portavoce anche loro, un po' dei supporter, no? E li aiutiamo proprio a spiegare non soltanto che la nostra regione è bella, ma anche a spiegare come loro possono fare la differenza in organizzazioni sia in Italia sia all'estero, e quindi contiamo moltissimo anche sui giovani. Sono molto d'accordo con Antonella, e noi infatti abbiamo moltissimo orientamento che facciamo alle scuole. Questa mattina con la collega dei servizi alle imprese eravamo, e i colleghi dei centri per l'impiego, eravamo proprio a spiegare alle scuole come ci si presenta, come si affronta bene un colloquio di lavoro, come si fa una sorta di elevator pitch, perché è anche il fatto che va bene anche sbagliare, perché la volta scusi la blocco su elevator pitch, la blocco, traduca per i non addetti. È una tecnica che nasce in America con una persona che ha un sogno nel cassetto e si trova in un elevator, quindi in un ascensore con un possibile finanziatore, e quindi ha 3 minuti massimo per spiegare la sua idea e convincere l'interlocutore. Alla fine è quello che bisogna fare anche durante un colloquio di lavoro, per cui bisogna essere preparati e pronti a farlo in maniera efficace, e noi questo spieghiamo per rendere sempre più bravi i nostri lavoratori ad affrontare i colloqui di lavoro e a vendersi meglio nel mercato del lavoro. Bene, quindi vendere il prodotto in tempi brevi, insomma, dai, giusto per sintetizzare anche per chi ci segue da casa e magari ha meno dimestichezza con l'inglese. Battuta al volo, quanti curriculum ricevete ogni mese alla Nonnino? Io abbastanza, però chi si occupa in realtà di questo è mia sorella Elisabetta. Devo dire che negli ultimi anni ci siamo aperti con entusiasmo agli stage in azienda di giovani che devono seguire per un paio, per alcuni mesi, 2 o 3 mesi, e capire un po' anche come funziona il lavoro, perché certe cose magari studiate e poi vissute è diverso. Ed è giusto anche dare queste possibilità. Insomma, abbiamo veramente incontrato dei ragazzi e delle ragazze favolosi, e insomma c'è molta speranza nel futuro, assolutamente. E con questa speranza ci lasciamo e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo con Caffè Corretto Scienza. Grazie ad entrambe le ospiti di questo venerdì, ci ritroviamo ancora una volta su Tele4 per parlare di scienza e per farvi capire anche concetti più complessi in maniera semplice e accessibile. Al prossimo venerdì.